Calcio di Toni Kukoč, riparte la Benetton con 6 punti da recuperare, Vinny Del Negro è implacabile, immarcabile quando riesce ad andare in entrata con Del Negro, mentre Scanzi a bordo campo sta urlando alcune indicazioni alla sua squadra. Pellacani si libera molto bene dalla marcatura di Walter Magnifici, secondi dalla conclusione del primo tempo, una partita che potrebbe già decidere chi andrà a prendersi il tricolore dalle maglie della Fonola Caserta, che però potrebbe rimandare tutto ancora all'ennesimo appello. Significa evidentemente qualcosa. Sì, significa innanzitutto che siamo alla quarta partita. Evidentemente, come ti dicevo prima, soprattutto Bucci ha il gravissimo problema di risolvere gli ultimi minuti finali di una partita. Cavolini più 6, massimo margine di vantaggio della partita. Ma credo che fosse l'unica soluzione tattica possibile, proprio perché Kukoč se ne occupasse seriamente, perché... La Benetton nuovamente a un soffio, se non addirittura al ricongiungimento. Del Negro servito sotto canestro e a segno, giocata bene questa palla d'attacco Benetton. Grave disattenzione di Workman in difesa, che si aspettava lui e Grattoni, che si è fatto nuovamente rubare una palla che verrà conclusa in contropiede da Del Negro. È il momento Benetton, anche qui un parziale di 6 a 2. È tornata sotto, 3 punti per Treviso. Sì. Ora 6 a segno da 2 il tiro di Vinny Del Negro. Cava ha cercato di speculare un po' su Marco Mian in difesa e invece il giovane ragazzo qua, il giovane playmaker di Treviso. 10 a 2 a favore della Scavolini dopo il 10 a 0 della Benetton. Vinny Del Negro cerca la conclusione e va a segno. Vinny Del Negro, 21 punti, 9 su 4. E l'errore di Workman, ora veramente la Benetton sta dilagando, sono due canestri di Toni Kukoč. Questo l'uomo è Kukoč che termine. Benetton con 6 punti di vantaggio, ma anche Benetton in affanno a gestire questi momenti che la separano dallo scudetto. La schiacciata di Nino Pellacani.